tipo i fatti della vetta del campionato, il cuore determinato. Sono la gloria.
cinque anni si sfidano senza sosta. Ogni sorpasso un'arte, un'emozione pura e cruda, curva dopo curva, come se ti preparati per la vetta del campionato. Il cuore determinato e determinato. Verso la gloria.
Signore e signori, amici e amiche, appassionati di Formula 1, buonasera e benvenuti in Olanda. Siamo a Zandvoort per questo sesto appuntamento del campionato Open categoria F4 targato NTR Group. Un saluto dal vostro Salvatore NTR Firefox, alla console in cabina di regia Ivan Sardo, per gli amici MacGyver. E con me abbiamo in compagnia stasera il grande mitico Gaetano Bubuli. Buonasera Gaetano, benvenuto in live. Buonasera Salvo, buonasera Ivano dalla regia, buonasera a tutti i nostri amici che sono collegati con noi stasera. Olanda, Salvo, è già primo colpo di scena, pioggia. Quindi pioggia, sì, per il momento in qualifica avremo pioggia, quindi adesso come avremo qualche comunicazione dei box, vediamo dalla chat se ci diranno se sarà asciutto o bagnata, però già il primo colpo di scena per le qualifiche che sono bagnate, quindi vedremo Salvo, vedremo. Vedremo già comunque vedo molta indecisione nell'uscire, quindi sicuramente... Tutto fermo. Insomma, prima uscire... sta cercando un po' in questa diciamo così situazione un po' di probabilità di pioggia, dove l'avevamo un po' preventivato sia in Canada che in quel di Zandvoort, pista sicuramente dove la pioggia può essere presente. Salutiamo intanto il grande Riccardo Firefox, buonasera ragazzi. Questa naturalmente è una pista, una pista molto simile a Canada, tanti sali scendi, quindi staremo un po' a vedere quello che succede. Vediamo, mi pare di aver letto. La pista così stretta, Salvo, e soprattutto molto difficili punti di sorpasso qui, cacciando diciamo alla fine del rettilineo principale, poi ce ne sono proprio pochi punti di sorpasso. Sì, una pista dove non si sorpassa tanto, la vittoria è diciamo un po' dettata dal passo gara, dalla costanza, dal non prendere penalità in pista, quindi vediamo un pochettino come si comportano queste giovani leve, possiamo dire, anche se poi tanto diciamo giovani non sono, perché sono davvero molto validi come piloti, tanta esuberanza, tanta diciamo dinamismo, uno forse dei piloti più sfortunati di tutto, devo dire Gaetano, tu che un po' ormai sei il padrino della F4, Dominique, perché è veramente sì, un pilota secondo me di livello super veloce, però sì. Commette qualche errorino che purtroppo lo relega in situazioni un po' complicate. Ecco, dovrebbe forse uscire fuori da questa diciamo situazione. Speriamo che ci possa riuscire, perché è davvero pilota che merita assolutissimamente di stare lì dove che non riesce alla fine a portare i punti che meriterebbe volta Salvo, quindi peccato. Sì, ma sicuramente arriverà anche il suo momento, dai. Sì, speriamo subito che riesca nel miglior modo possibile nel cercare di sistemare un pochettino anche questa piccola pecca. Intanto si lancia anche... Credo comunque molto difficile la pista sul bagnato, Salvo. Gomma intermedia, almeno questa, le indicazioni che arrivano Tifo per il momento il primo a chiudere il tempo, 1:21 e 3. Meteo che dovrebbe però soleggiare nella parte centrale delle qualifiche, quindi dovrebbe diciamo così aiutare un pochettino di pista che vada ad asciugarsi, Gaetano, quindi potrebbe essere diciamo questa una considerazione, quindi staremo a vedere. In effetti non la vedo poi così tanto bagnata la pista, però è da intermedie, quindi vedremo se fino alla fine giocherà oppure tutte le qualifiche saranno con gomma intermedia, e soprattutto se la gara sarà da bagnato o da asciutto. Sì, quello è da vedere. Intanto Dav 1:19:256, gran tempo per dato il primo strappo ha
dato subito già una in chiara indicazione con Shark in seconda posizione, Steph in pista, Com che sta per finire, Tony al settore centrale. Questa è la parte un po' forse più complicata, una pista che consuma tantissimo le ruote sinistra, sia anteriore che posteriore. Rispetto alla destra, dove è veloce. Ma perché ci sono tantissime curve dove poggia soprattutto la parte sinistra della vettura, quindi tutte curve a destra e si surriscaldano e si consumano tantissimo, salvo almeno per quello che abbiamo provato. Quindi alla fine trovare il giusto compromesso è difficile, è la cosa più giusta da fare, è difficile ed è la cosa più giusta da fare secondo me. Dai, speriamo che davvero i piloti possano almeno avere, diciamo così, la possibilità di avere una chance anche in asciutta. Se le qualifiche bagnate, intanto Com si porta in terza posizione. Sì, bravo Tony, è entrato in punta di piedi Com, si era messo lì, è stato un mesetto, intanto Dav fa il giro veloce, sì, si mette lì e insomma ha fatto davvero un gran tempo. Vediamo adesso di nuovo Zinial, problemi per lui, piccolo problemino con questi server ultimamente che hanno aggiornato, speriamo davvero possa Alessandro entrare. Ma però okay. hanno messo i guanti nuovi, quindi l'aggiornamento. Sì, no, i guanti sono nuovi, il casco nuovo, diciamo. Gli adesivi nuovi, diciamo. E tutto il resto è il problema. Eccolo qui, Zinial, l'ho visto entrare in lobby, speriamo possa prendere parte alla qualifica. Dicevamo, questo è un circuito, ricordiamo, che si corre diciamo, per 36 volte, quindi diciamo, ecco, anche Daisy è riuscito, sono contento anche per lui, meritava il leader di questa F4, problemini anche per lui a livello, diciamo, di server, vediamo se è riuscito, andiamo subito a invitarlo. Dani intanto si è portato in quinta posizione, Dav, altro strattone, 1:18 salvo. Gran tempo per Dav, cerca subito di mettersi in mostra. E adesso si è lanciato David Marr. David Marr, andiamo a seguirlo. Ecco, dovrebbe esserci anche ecco Daisy, quindi 18:07 Dominic. No, grande tempo, lo dicevamo, Dominic però deve avere quella, non deve partire in gara. Deve essere concreto in gara, concreto in gara. Ed ecco, subito arrivano i complimenti da parte di Snake, che è naturalmente lui fresco di, diciamo così, di risultato in quel di Canada. Quindi sta subito occhiando questa pista, che è una pista molto simile per caratteristiche, per clima a Canada, quindi si va subito a occhiare anche quale possa essere, diciamo così, le condizioni di pista in quelli Zandvoort, tappa numero 6 del campionato, quindi già siamo un po' a metà gara. Ricordiamo, Gaetano, per gli amici che ci seguono, che quest'anno abbiamo la novità della tappa numero 8, quella tappa al 100%, che secondo me punti doppi, ci sarà un bel divertirsi in quella sarà Austria. Austria e Brasile, le due tappe al 100%, quindi vedremo, quest'anno siamo in questa, ce le gustiamo tutte. Classifica, ordine, diciamo, d'arrivo, qualifica, che sarà, oh, attenzione, Matrix, Nando quasi, Matrix va a tamponare un pilota, forse non si è reso conto, ma davvero preso in pieno. Girex, Zinial è uscito, Zinial c'è, vediamo se c'è anche Daisy, non lo vedo finora, salutiamo anche Joker. Saluto anche ad Axomen, che è entrato anche lui.
Gran tempo per adesso, comunque 1:18:03, anche se siamo in intermedia, dovrebbe asciugare nella parte conclusiva con Valerio Shapiro 1:21:014, Shark in undicesima posizione, uno dei veterani del gruppo, mi si è fatto un po' tutte le categorie, diciamo così, Claudio, quindi gran pilota anche lui, vediamo se riesce a migliorare. Daisy è nella sessione, l'ho visto entrare, sono contento, il leader non poteva assolutamente mancare, c'è tempo per far un bel tempo, c'è tifo anche in casa Haas con Remax che va subito a incoraggiare Dominique, ma penso che non abbia bisogno, più che altro dovrebbero, diciamo così, aiutarlo. Bella questa frase di Assomen, Bedda Matrix un po' va a capire un po' la situazione di quel tamponamento. Come dicevi giustamente, Gaetano, bisognerebbe un po' aiutarlo in gara, Domenica, perché in qualifica sì, secondo me non ha bisogno. Bisognerebbe aiutarlo un po' in velocità gara, pura, ce l'ha, No, secondo me non ha bisogno di partire con l'handicap, ecco, perché partire in bianca in questa categoria è difficile, un po' quando vai a fare il campionato di Serie B, anche se sei forte, comunque ti devi immedesimare nella categoria e secondo me quella è la strada corretta. Intanto Shark si è girato e è rimasto in mezzo alla pista. Peccato per Shark, arriva Zini al 1:20:512 per lui, Com in dodicesima posizione, Shark che naturalmente dovrà rientrare ai box, Bobbo che è con questo 1:21:396, ancora non siamo secondo me in condizione di poter mettere... No, ancora non è, Dominic 1:18:1. 1:18:1, oggi è la giornata di Dominic. Me lo sento, ma deve, diciamo così, optare per la tattica giusta, ecco. Sì, vediamo come chiude. Dominic si migliora di 5 decimi, però rimane... No, non ha posizione, buono, no. buono, bravo, bomba, bravo Combo, no, bravo. Si è migliorato, nono, bravo, sì, bravo. 5, no. Quasi 6 decimi si è migliorato, eh? Sì. Daisy Pista, il leader di questa F4, a 5 minuti dal termine, è riuscito a sistemare un po' i piccoli problemi, ma vedo, da quello che vedo, l'intensità della pioggia aumenta, non diminuisce, vediamo un po'. Ecco, dice. Secondo dice me non sole... sarà da asciutto, da asciutto non sarà alla fine. Certo, questo. Pioverà tutta la qualifica, Girex ci dice. Sono un po', diciamo così, vediamo un po', adesso parte Daisy con il suo tentativo. Primo settore per lui, vediamo, dovrebbe fare il primo settore, è quello di Difo, 27.085. Difo si sta migliorando, eh. Seguiamolo un po', vediamo il tempo di Daisy. Non si migliora Daisy, almeno il primo settore. Difo, sotto di 8 decimi. Andiamo. Sta andando per la pole Difo, eh. Andiamo a guardare Difo perché sicuramente si sta asciugando un po' la pista. Salutiamo Davide, buonasera Davide, leader della F2. Abbiamo il leader dell'elite, il leader della F2, manca Furore, Daisy c'è in pista, Difo, 17.679, vediamo se Daisy risponde a questo gran tempo di Difo. Nando è sotto di 2 decimi. Nando primo settore, allora 26, si sta asciugando, 926, eh? Si sta asciugando, lo dicevamo, secondo me. Anche se arriva Daisy, si piazza in seconda posizione, 18.131, gran tempo soprattutto per come è arrivato, insomma, è entrato lì quasi alla fine delle qualifiche, quindi davvero gran tempo Daisy. Dominic sta 8 uscendo. 8 di 7 decimi Nando, Nando, andiamo su Nando. Va per la prima posizione? Primo e secondo settore migliori, 26.980,
Vediamo se Nando. Girex ha abbandonato. Si è ritirato. Si è ritirato. Problemi forse per Fabio. Arriva adesso sul traguardo Nando. Vediamo se Paul provvisoria. Paul position 17-114, mezzo secondo. Qui adesso bisogna rispondere. La pista si sta asciugando. Salutiamo Furore. Eccolo arrivato, il leader della F3. Manca il leader della F1, Ariel, poi ci siamo tutti, ecco. Andiamo su Dominic, che sicuramente sarà imbufalito, salvo. Vediamo un po' Dominic, primo settore per Nando, secondo per Desi, occhio perché forse Desi sta continuando, Vediamo perché sta continuando Desi, 1.16, 973, pole position provvisoria, ha fatto due giri Desi. Ha fatto due giri di fila Desi. Andiamo su Nando allora. Matrix è lì. Nando si migliora a due decimi. Bandiera gialla, David Marr, bravo con Difo. Dicevamo di Dominic. Nando, Desi e Nando, i migliori tre settori. Vediamo, si lancia Dominic. Eccolo qua, è arrivato anche Ariel, ce l'abbiamo tutti, non manca nessuno Gaetano, non manca nessuno, abbiamo tutti i leader di tutte le categorie, complimenti ragazzi, questo significa veramente un gran segno, bravi, bravi ragazzi. Scodata per Dominic, vediamo il primo settore. Gran primo settore per Dominic. Che riesce a sicurare, però la pista si sta asciugando, non vedo più, quindi bene a andare sulle traiettorie dove la pista è asciutta per, diciamo così, andare a cercare. Dominic deve migliorare qualcosina perché in quinta posizione è difficile, è alto, il primo settore è alto, sì. Ah, ma non sta usando l'ERS, quindi fa due giri, si lancia adesso, sì. bravo Dominic, vuole andare in temperatura con le gomme, vuole andare in temperatura con queste gomme intermedie, vuole portarle almeno intorno ai 70-80 gradi, non si riesce ad andare oltre per, diciamo così, questioni un po' di gioco, però vabbè, ormai non parliamo più di situazioni di gioco. Eccolo qui, si lancia Dominic, c'è da battere il tempo di Desi, 1.16.973, si lancia Desi a Dominic. Vediamo, il primo settore è importante, dà già un'indicazione, 26.658 quello di Nando. Vediamo quanto riesce a far Dominic, che ha un miglior 19 Nando 16.903. Per adesso in pole position. Desi non potrà migliorare perché ha deciso di abortire i suoi tentativi. 26.658 di Nando, il primo settore a 430 millesimi. Dominic da Nando, alto, secondo settore 53.510 deve fare Dominic per un po' impensierire. Sta spingendo, vediamo. Dominic deve cercare di avvicinare almeno qualche posizione. Bravo David Marr in terza posizione. Vediamo un po' adesso Dominic, tre decimi, ha recuperato qualcosina, ma c'è adesso da andare giù nella parte più guidata, tecnica, questa chicane un po' conclusiva che va in questa parabolica per poi andare giù. Primo e secondo settore è migliorato, ma è lontano tre decimi. Vediamo se riesce a prendere la pole position. No, non ci riesce. 17.048, quarto. David Marr sta arrivando adesso. Quarto praticamente adesso, per un'inerzia. I primi quattro sono meno di un decimo. David Marr prende il quinto posto con Desi e naturalmente Dav ha preso bandiera. Noi andiamo a vedere Dani, vediamo se Zinial risale. Steph in settima posizione, Difu precipita in ottava, Dani in nona, Zinial in decima, arriva adesso 1.18.329, Sanna ai box con Alexius che rientra anche lui, Coffee, Shark, Com, quindicesima posizione con Shark ai box e Bob lì. Peccato. Purtroppo.
con Shapiro e Girex, che naturalmente non ha concluso il suo tentativo. Bel giro di dub, sì, assolutissimamente, perché comunque a 56 millesimi sei a un'inerzia, cioè veramente in pista bagnata non è stato assolutissimamente facile. Lì che si concludono così, così, sì, le qualifiche. Va a vedere adesso il responso ufficiale di questa qualifica. Ma che qualifica, ma che qualifica, vicinissimi, qualifica, sì, molto vicini, ragazzi, davvero molto. Guarda, 56 centesimi, 70 centesimi. Sì, proprio un'inerzia, un'inerzia, un'inerzia. Io direi di andare in breve spot e poi torniamo qui per tastare la gara. Spot e torniamo per i risultati della gara. Siamo tornati in diretta per sentire un po' anche, vedo il sole, Gaetano, vedo il sole, quindi bene o male, vedo il sole in quella di Olanda, quindi davvero è stata una grande, diciamo, risultato questo, con la pole position che davvero inaspettata questa, con un gran risultato. Sono stati bravi, devo dire, i piloti, perché l'hanno cercata, se l'è studiata un po' anche, quindi davvero faccio i complimenti per questo risultato. Adesso la gara asciutta, quindi vedremo. Salutiamo intanto, salve, anche Elvis, Robire, David, naturalmente, gran qualifica per l'Alpine, c'è del tifo qui, calcistico. Tanti ragazzi, questo deve fare onore a queste giovani leve, perché sono venuti davvero in tanti a guardare questi giovani promesse, che veramente stanno dimostrando un gran valore in pista, davvero bravi. Adesso c'è la gara, abbiamo detto di chi secondo me dovrebbe un po' guardare quello che potrebbe essere il risultato. Domenica ne abbiamo parlato, ma Nando e Desi sicuramente sono di caratura, di livello, ma dietro sarà dura stasera, sarà una bella battaglia. David Marr, Nando stesso, insomma Domenica, l'abbiamo detto, tanti piloti possono davvero essere, possono dire la loro in questa gara. Salutiamo anche Pasquale Lucifero, che guarda Olanda per, diciamo così, anche vedere quelle che sono le condizioni, diciamo, di pista, una pista un po' complicata anche questa, stretta, tortuosa, tanti sali e scendi. Ma lui non ha di questi problemi. Lui sicuramente no, perché sta andando bene, però giustamente fa bene anche a vedere la pista. Vediamo come hanno deciso di partire i nostri ragazzi, tutti gomma rossa la maggior parte. Qui la strategia, una delle poche piste dove si utilizza la gomma rossa, quindi ci fa questo un po' ben sperare, si potrebbe almeno tentare di
David Marr in gomma gialla, salvo. Sì, David Marr e Steffi in gialla. Tanto parte la classifica con Desi 113 punti, Nando a 73, Dav 72, Difo 59, Matrix 53, Dominique 51, Zini alla 49, 36 per David Marr, Dani con 29 punti, Maverick e Ale 25, 17 per Trinclure insieme a Coffi, 12 per Shark, 11 Sanna, Alex e Bob, 6 per Girex, 1 per Con e 0. Sciapiro entrati naturalmente da poco. Dominic, intanto Dominic, scusa Salvo, Dominic ha avuto una penalità di 5 posizioni perché parte nono. Ah, forse era quarto, era quarto. Sì, sì. Qualche problema, sì, per Dominic. Ecco, questa non ci voleva per Dominic, forse qualche situazione un po' particolare per lui, peccato. O qualche peccato. Contatto, buono. Qualche contatto, magari sì, sicuramente. Speriamo davvero possa recuperare. Ecco, forse è quello che un po' manca, un po' di fortuna, Dominic. Ecco. Clima sereno, nuvoloso verso la parte, diciamo, centrale della gara. Vediamo quello che poi è la situazione di partenza, ma ci siamo. Mi raccomando, ormai. Curva 1. Curva 1, ragazzi, prudenza naturalmente, ma davvero molto. Beh, sì, ragazzi, ci siamo quasi. Schierano fino all'ultima posizione. Puoi andare in partenza con piloti che adesso attendono lo spegnimento dei semafori. Eccolo qui, 3, 2, 1, vediamo la partenza come parte. Parte bene, devo dire, partenza un po' così così là dietro, qualche problemino forse con qualche pilota che è un po', diciamo così, sbagliato la partenza. Si apre una voragine dietro con un po' di stacco, ma sicuramente potranno recuperare. Parte bene Nando, poi Desi in terza posizione, David Marr, Steph, Difo, Matrix, Zinial, Dani, Alexis, Kaufi, Bob, Shapiro, Shark, San, Girex, Com e Dominic. Problemi per Dominic, lo dicevamo, sfortunatissimo questo pilota, davvero uno dei piloti forse più sfortunati a livello di gara che ho visto finora, ecco. Davvero, peccato per, va bene, però forza, dai, forza Dominic, dai. Forza Dominic, può sicuramente recuperare. Desi in terza posizione, David Marr un po' in difficoltà, Steph subito va a marcarlo, bandiera gialla secondo settore, Steph molto vicino lì, deve stare attento Steph, non bisogna, diciamo così, avvicinarsi tanto perché lì rischi davvero di tamponare. Il solito bug del fumo, ormai ci abbiamo fatto l'abitudine. Che odioso. Odioso, devo dire. Un po' irreale. Nando giro veloce, 1.17, 546. Porta subito il vantaggio. Attenzione, c'è un attacco interno da parte di Difo. Steph difende bene la posizione. Non le manda a dire a Difo. E si porta sempre lì in quinta posizione. Cerca di essere un po' attivo, questo saliscendi occhio, perché quando si prendono i cordoli lì si rischia tantissimo davvero di girarsi. Desi in terza posizione, Dav, Nando sempre in prima, con Nando che ha fatto una super partenza. Occhio alle gomme, dicevamo, andiamo a vedere la situazione gomma. I primi tre con gomma rossa, poi seguono David Marr e Steph in gomma gialla. Sì. Con Shark e Com sono stati costretti sicuramente per qualche problemino in partenza a rientrare subito ai box, quindi situazione un po' problematica subito per Shark e Com, ma ci sono 36 lunghissimi interminabili giri. Occhio, perché David Marr è arrivato un pelino largo in questa parabolica, bella l'inquadratura dall'alto, sembra quasi IndyCar. Steph avvicina, affianca il pilota, David Marr lo passa prima dei 500 metri allo stacco. Attenzione, arriva lunghissimo
David Marr, rischia lì, occhio, perché davvero si è rischiato il contatto con Steph. Bravo a prendere la scia subito, a sfruttare il DRS e a mettersi in modalità caccia verso quel terzetto, Nando, David e Desi, che sono in prima, seconda e terza posizione. Steph sta cercando di ricuscire con David Marr, che non lo molla. Gaetano, le due a seguire, Difo e Matrix. Allora, se Steph e David Marr riusciranno a tenere il ritmo dei primi, loro sono in gomma gialla, quindi potrebbero puntare a un ottimo piazzamento. Eh sì, potrebbero naturalmente, perché occhio naturalmente alla strategia di gara, che può essere quella importante. Naturalmente piloti in gomma gialla che devono fare una, diciamo, prima parte di gara d'attesa per poi affondare il colpo nella seconda parte. Questo terzetto uno dietro all'altro, dava vicino a Nando, la fine del... no, niente, cerca con si accoda naturalmente, lì è un po' difficile. Difo ripassa Matrix, attenzione sull'esterno, riesce il tentativo di sorpasso da parte di Difo. Difo si difende da Matrix e riesce a mantenere lì. Vediamo se Steph ne ha per andare a ricuscire. Si sta portando dietro David Marr con Nando in seconda posizione, scusate, in prima posizione, che sta tentando di fare il passo. Gomma Girex, problemi per Girex. Ritirato Fabio, problemi, peccato per lui. Primo ritiro, giro numero 4. Andiamo a mettere un po' anche la mappa. Problemi per Fabio, peccato. Desi vicinissimo a Dav. Cerca un incrocio di traiettoria. Occhio, perché adesso prende la scia, bisogna rischiare. Vicinissimo. Doveva secondo me stare un pelino più lontano e poi in uscita, in accelerazione, andare un po' più vicino, perché lì poi non ne hai più, ecco, lì cerca... Mamma, all'esterno da Desi. Tentativo sull'esterno, naturalmente si difende Dav nell'interno, riesce, ma veramente bravo Desi. Quanto è cresciuto Shapiro su Coffi, riesce a prendere posizione, Coffi si difende bene, c'è battaglia tra i due. Ecco da qui, Coffi e Shapiro. E intanto Bob è salito in undicesima posizione. Sì, bravo Bob, bravo Massimiliano. Adesso prende la scia di Alexius lì, Dominique già risalito in quattordicesima posizione. Gara naturalmente tutta volta nella seconda parte del circuito. Occhio, perché c'è Steph lì, c'è un bel quintetto qui che sta dando battaglia uno dietro all'altro. Sta arrivando anche Zinial, pian pianino Zinial si è portato sotto a Matrix e va a congiungersi con questo. Attenzione lì, a occhio, perché Matrix lì è davvero pericoloso, il tentativo di sorpasso tentato da Matrix, cercava di mettersi sull'interno. Perde Matrix, Nando su Dav passa, riesce a portarsi in testa. Occhio, perché Desi prende la scia, piccolo cerca all'esterno. È difficile lì. È difficile. Molto difficile. Desi stacca quasi al limite. È un fire Desi, Desi è un fire. E gli stanno suonando, sportivamente parlando, con tutti e tre lì, acceleratore bloccato al 45, peccato per Girex. A Bob si spegne ogni tanto il fan, perché dai, speriamo davvero, incredibile, i problemi. Attenzione, perché contatto lì di Fozinial, occhio, con Matrix. Piccolo contatto tra il pilota Difo e Matrix. Matrix riesce a passare con Dani a destra linea, approfittato Zinial che si è portato in settimo. Lo vedo in difficoltà Nando. Vediamo un po', forse sono finite un po' le gomme. Shapiro su Alexius, riesce a prendere posizione. È perché Nando un po' ce l'ha questa pecca. Zinial
Stuttifo sull'esterno, riesce la difesa da parte di Zinial che si difende su Difu con Steph che pian pianino è riuscito a uscire fuori dal, diciamo così, dalla traccia di David Marr e si porta 3 secondi da Desi. Occhio perché Steph sta risalendo. Peccato per naturalmente Dominique, ma vediamo, la gara è lunga, sicuramente può risalire la china. Attenzione, occhio perché Desi sbaglia Nando di nuovo. Desi. Lì molto sull'erba, vicino. Desi. Quasi sull'erba, vanno al contatto all'esterno, difende la posizione con piccolo contatto di nuovo Nando Desi. Sono andati un po' in collisione. Nando perde il contatto con Dab. Sì, secondo me hai ragione Gaetano, dando qualche problemino di gomma sicuramente. Desi adesso è molto vicino, prende la scia sull'esterno, difende Nando l'interno, riesce a prendere posizione. È molto veloce sul dritto Nando, Sì, Nando molto veloce sul dritto, Desi è un buon passo, naturalmente chi è che ne approfitta è Dab che dice: amici miei, io vi saluto, metto almeno il secondino davanti, quello che serve per non far utilizzare il DRS, ricordiamo, bisogna essere sotto il secondo per E Steph intanto in gomma gialla è vicino, lo dicevamo Steph dopo una prima parte di giri dove è rimasto lì in attesa, adesso sta cominciando a carburare. Gomma gialla naturalmente che va bene quando non entra la safety car, ma qualora dovesse entrare devi per forza mettere la bianca, cosa che invece i tre piloti Deb, Nando e Desi possono valutare, perché lì quando entra la safety car puoi mettere la gialla, arrivi fino in fondo, quindi c'è questa purtroppo differenza. Però vabbè, sono delle tattiche, è giusto che bisogna giocare anche su quello. Sì. Zinial con Matrix riesce a passare David Marr, Zinial sempre lì in lotta, Ferri Corti con Difu e Dani pian pianino è riuscito a prendersi la posizione. Bob arriva un po' lungo su curva 1, si accoda correttamente a Shapiro, si mette lì con Coffi adesso e Alexius uno dietro l'altro, giro numero 9. Battaglia anche lì nelle retrovie. Vediamo Dominique a 2 secondi, Sanna in 15esima posizione, Com 16esimo, Shark 17esimo, vede lì Com portata di schioppo. E non riesce Dab a uscire fuori la zona DRS, non riesce. Stanno un po', diciamo, facendo il tira e molla. Chi invece ne approfitta di questo è Steph, che ha portato a 2 secondi in ritardo. Occhio, sta arrivando Steph. Allora, vediamo come gira. Il passo è, secondo me, buono, quello di Steph. Sta davvero imprimendo un buon ritmo il pilota della Williams. Con Desi lì, Coffi arriva lungo, riesce a passarlo, portarsi in undicesima posizione con Bob adesso che si guarda nello specchietto perché sta arrivando sia Alexius ma soprattutto Dominic. E tanto Nando si è portato di nuovo a 4 decimi da Dab. Andiamo allora a vedere lì in testa, forse ha un po' risolto, corretto forse un po' di trazione, ricordiamo uno dei parametri che si può correggere, la trazione insieme al bilanciamento dei freni, quindi magari forse è arrivata qualche correzione dal muretto per Nando, poi lo chiederemo. Comprato le cuffie Nando per fare l'intervista, quindi vediamo se gliela... L'altra volta mi è dispiaciuto un sacco, non sapevo, che gli avevo scritto e detto: Nando, vedi che devi comprare le cuffie perché sennò sei spesso al podio, quindi... Ecco, sotto questo punto di vista l'altro giorno mi ha scritto: Salvo, vedi che l'ho comprato le cuffie, quindi... vabbè.
di buon auspicio magari per un podio. Oggi siamo all'undicesimo giro, quasi un terzo di gara. Dominique su Alexius riesce a prendere posizione, si porta in tredicesima posizione. Occhio perché sia Desi che Steph che Matrix stanno prendendo ritmo. Sì, ma poi soprattutto non giocandoci tanto, quindi man mano che giochi poi alla fine i tempi continuano a migliorare. Attenzione perché Desi ha perso qualcosina, un secondo e mezzo, Desi ha perso qualcosina, forse un crollo delle gomme per il leader Desi. Colpo di scena, occhio, naturalmente nulla di che, perché comunque è lì. Anche Steph ha perso qualcosina, perché tre secondi o Nando e Dav hanno messo una marcia in più o Desi e Steph, diciamo così, hanno fatto qualche errorino, ma penso più la prima, perché li vedo molti agguerriti. Occhio perché Steph, ma stanno rientrando Matrix e Genial. Gara tutta da vedere, fino al nono posto siamo intorno ai 3 secondi di distacco, andiamo a guardare. Sono tutti vicinissimi, salve. Molto vicini, sì. Fino a Dani sono vicinissimi. Sì, 8 secondi, non è tanto. Non è tanto, siamo al dodicesimo giro, sono 8 piloti, meno di 8 secondi, con Shapiro in decima posizione a 10 secondi, dietro c'ha un bel gruppetto con Dominique, Bob, Coffi, sicuramente Dominique quello più in verve, diciamo dei piloti nelle retrovie, potrebbero sfruttarlo, ecco, forse dovrebbero sfruttarli i piloti un po' lì dietro, sfruttare un po' la velocità di Dominique, mettersi lì dietro, perché ricordiamo questo gioco purtroppo, non so se purtroppo, se meglio, se peggio, lascio a chi di competenza le valutazioni, però difficilmente si riesce a perdere il DRS. Secondo e 4, Steph in difficoltà, Gaetano, Steph in difficoltà, Difo su David Marr, riesce nell'attacco con Zinial che è risalito in quinta posizione. Gran recupero, ottimo, di Alessandro. Zinial, sì. Oh, gran recupero di Alessandro che si mette adesso a caccia di quel Steph che è arrivato a pochi secondi, a 2 secondi da Desi, ma poi un po' un crollo forse delle gomme, qualche problemino per Steph, non ho visto particolari errori. Qui se sbagli una curva perdi qualcosina, poi è difficile andare a recuperare, quindi ti devi mettere lì col passo, con la costanza, con la concentrazione per, diciamo così, aver ragione del tempo, del delta, di quel secondo e quattro che per adesso ti distacca. I primi tre sono racchiusi. Sì, occhio perché Steph... si avvicina sempre minaccioso Zinial. Box per Nando. Ci sta al 14esimo giro. Oh, Nando, 10 secondi di penalità. No, è arrivato anche Desi, lunghissimo. Sbagliano sia Nando che Desi. Colpo di scena al giro 14. Forse un po' Dani, anche lui. No, incredibile. No, ragazzi, non si può prendere penalità ingresso box. Non si può prendere penalità ingresso box. Incredibile. Questo è grave. Incredibile. Colpo di scena. Nando e Desi con 10 secondi. Un macigno questo. Pesa. Un masso di 50 kg questo sulla vettura. Se l'erano giocata bene, perché potevano fare l'undercut. L'undercut qua paga tantissimo. E adesso Zinial con Matrix, Difo e David Marr sono sempre stati lì, uno dietro all'altro. C'è una battaglia interminabile questa tra questi quattro piloti che, insomma, hanno caratterizzato la parte centrale della gara. Siamo al 14esimo giro, occhio perché naturalmente che gomma rossa potrebbe anche lui tentare l'undercut. David Marr in gomma gialla dovrebbe non rientrare, andiamo a mettere il dettaglio gomma, eccolo qui, vanno ai box, attenzione all'ingresso, hanno visto secondo me le penalità, Gaetano, che si sono un po', diciamo così,
tranquillizzati. Peccato, peccato, no, mannaggia Nando, peccato, peccato. Forse ha voluto fare l'undercut, ci ha pensato, non era in strategia, non lo so, poi lo chiederemo, però lì quella penalità di 10 secondi, da quest'anno, diciamolo poi dopo, da quest'anno il gioco mette 10 secondi di penalità per chi supera la velocità in ingresso, che in questa pista è 60 km/h, incredibile. Arrivi in quel rettilineo davvero sparato, poi c'è quell'ingresso, ovvio che la devi studiare, ti devi allenare lì per quell'ingresso, prendere il punto di riferimento. Ecco cosa servono gli allenamenti, ragazzi, non servono ad arrivare primo, non servono a far superare, servono a questo gli allenamenti, a fare l'ingresso e l'uscita del box, a capire dove che si deve rientrare, dove frenare, questo serve l'allenamento. Va bene, Steph in vai box, Steph. Lui lo fa bene, prende penalità. Dav continua Dav, occhio perché l'abbiamo Nando, visto ieri. Nando passa. Nando riesce a passare Desi fa per adesso il giro veloce, ma adesso devono mettere 10 secondi tra loro e Coffi, e Dominique è in sesta posizione, naturalmente lui non è rientrato ai box. Deve rientrare, ma che grandi monta di Domenico. Ecco, forse conviene, secondo me, lui entrare box, perché l'undercut, ricordiamo, paga tantissimo qui. Macigno pesa i 10 secondi sia di Nando che di Desi, Mar e Dab. Ma che occasione per Davide oggi! Che occasione per Davide. Andiamo a vedere un po' quello che succede dietro. Davanti abbiamo un po' le idee chiare. Dietro vediamo un po' Coffi, Dominic. Non andiamo a guardare il dettaglio delle soste. Eccolo qui. Dominic non si è fermato, così come non si è fermato David Max. Dab, vai box, Zinial, Matrix, Steph, Dani, Difu, Alexius, Shapiro, Bob, Com, Sanna e Shark. Questi sono i piloti in pista. David Marr continua, Nando box, ma adesso David Marr naturalmente dovrà fermarsi. Dav invece può tranquillamente giocare di strategia, basta che si mette dietro a Nando e a Desi e si fa accompagnare verso una vittoria sicura. Vediamo quello che sarà un po' il tema della seconda parte di gara. Anche perché comunque siamo a metà, occhio, perché sono 5 secondi. Non è così scontato, 4 secondi li possono dare. Certo, sarebbe un'impresa titanica questa da parte di Nando e di Desi, se riescono a dar quei 10 secondi di distacco. Si può, certamente che si può. Non è, diciamo, improbabile la possibilità per cui sia Nando che Desi possono dare qualche secondo a David Marr. Ovvio che David Marr adesso deve cercare di studiarsi un po' la situazione, bilanciare le forze, capire dove perde, dove guadagna, e mantenere un ritmo assolutissimamente costante per non perdere quei 10 secondi che gli impedirebbero di vincere questa round 6 in terra olandese. David Marr sempre in testa, ma lui si deve fermare. Dominic è rientrato in box, rientra in decima posizione, bene Dominic, anzi undicesima, con Coffi che è lì davanti, ma stanno battagliando, quindi sicuramente adesso con Dani che ha preso la penalità di 10 secondi, quindi può recuperare, però poi davanti naturalmente c'è una sfilza di piloti difficili poi da superare in una pista, Gaetano, dove è impossibile quasi superare. È difficile, strettissima, Salvo, quindi sì. Molto pericoloso. La devi rischiare, bravo. Poi se rischi c'è il contatto, ti giri, perdi 30 secondi,
mi conviene un po' ragionare. Occhio perché Desi, un macello. Eh sì, occhio perché Desi prende la scia, giro veloce, attacco subito sull'interno con Nando che arriva alla staccatona. Sono appaiati adesso, ruota a ruota con Desi che spunta davanti e riesce a prendere un gran sorpasso. Desi, difficile, non era facile in quel punto, in curva 2, dove davvero se tocchi il cordolo interno rischi di perderla la vettura. Lui c'è riuscito con un gran attacco nei confronti di Nando che si porta per adesso in testa. Adesso naturalmente devono guardare il delta di Dav che è a 5.8 a 19° giro, ancora è lunga. David Marr non entra in box ma lo hanno già agganciato, dovrebbe entrare intorno al 20° giro. Naturalmente adesso tanta difficoltà per David Marr tenere Desi e Matrix con, scusate, Nando riesce. Mamma subito mia. Desi che sorpasso, naturalmente David Marr ha favorito il sorpasso correttamente, è giusto perché comunque sono in strategia completamente diversa. Bob, no, problemi per Bob, andiamo subito ad invitarlo. Peccato, perché peccato, non l'ho visto, non l'ho visto ritirato. Andiamo subito, problemi per Bob, non lo vedo online però, non vorrei che gli sia saltato qualcosa, non lo vedo online, mannaggia, non è online Bob. Problemi per lui, speriamo riesca a risolverli subito. 5 secondi e 2, guarda Gaetano, guarda Dav come ha subito capito le intenzioni del duo Desi e Nando e adesso prende ritmo. Andiamo a vedere se Bob è ritornato operativo. Non lo vedo online. Problemi per Bob. Me ne ha invitato. Adesso poi in caso quando gli arriva. Sì, speriamo. Ah, l'hai invitato tu? Ok, perfetto. Ah, invitate Bob, però mi sta dicendo, sta scrivendo Ivano, invitate Bob, però io non lo vedo online. Non vorrei che abbia qualche problema, io non lo vedo online Bob. Deve andare online Bob, perché se no non lo vedo. Lo vedo offline, l'ho invitato però occhio perché problemi per Bob, c'è qualche problemino, mannaggia. Attenzione perché adesso Desi e Nando sempre lì, controlla su Gaetano se vedi Bob online. Io non lo vedo online, speriamo riesca a risolverlo. Attenzione perché qui c'è storia tesa, 4 secondi e 9, ha recuperato un'eternità, il battagliare, ecco Nando deve capire questo, il battagliare con Desi comporta l'avvicinamento matematico di Dav, quindi occhio a questa situazione. Bob, eccolo qui, lo vedo online adesso, ok. Dai, riprendiamo questa vettura Bob. Desi in prima posizione, Nando, Dav, Matrix risalito in quarta, Steph, Zinial, Difo, David Marr, Dani, Dominic, Coffi, Shapiro, Bob, Sanna, Alexius, Shark e Com, questi i piloti, 4 secondi e 7. Non vedo ancora il messaggio di Bob, io spero che sia rientrato. Ecco qui, Bob nell'aria, dai, forza Bob, 13esima posizione, non ha perso tanto perché Sanna è a 6 secondi e 8, la può fare. Dicevamo Gaetano, questo tira e molla tra Desi e Nando comporta l'avvicinamento poi di Dav, guarda quanto è, 4 secondi e 7. Vabbè, però è bravo, è a quasi 5 secondi, secondo me la vittoria se la giocheranno questi due, soprattutto devono riuscire a fare il vuoto dei 10 secondi. È difficile, il 22esimo giro. Zinial, questo quartetto non l'abbiamo inquadrato, ecco diamo un po' di visuale anche qui, perché Zinial, Difo, David Marr e Dani
sono lì dal primo giro praticamente, quindi si sono, diciamo, messi lì, rimasti in traiettoria tutti e quattro. C'è davvero da fare un applauso a questi quattro piloti, non stanno prendendo penalità, le uniche penalità, dobbiamo dirlo Gaetano, le uniche penalità sono quelle prese per l'ingresso ai box. Attenzione Zinial, avvicina subito Steff in curva 1, arriva larghino lì con Steff che resiste, tentativo d'attacco di Zinial in curva 2, occhio lì, bravo Zinial, lì era difficile, piccolo contatto lì, è davvero, si parla, attenzione, quasi va al contatto Difu che si allarga tantissimo, ne approfitta David Marr che riesce a passarlo, gran sorpasso, 4 secondi e 3 il ritardo di Dav, 4 secondi e 3 Gaetano, gran segnale questo, gran segnale, sì, questo da parte, sì, di Dav. Non molla perché sa che davanti a lui ci sono due piloti, hanno tutte e due penalità di 10 secondi, quindi a lui interessa solamente stare sotto i 10 secondi e in terza, sì, posizione. Alexius, 10 secondi di penalità con Desi, Nando, Dav, Matrix, Steph, Zinial, David Marr, Difo, Dani, Dominic, Coffi, Shapiro Bob, attenzione, Lisan è riuscito a recuperare, Shark, bandiera blu, naturalmente il grande Claudio si sposta, fa passare il pilota che sopraggiunge con Com, adesso che prende la posizione, Shark un po' forse pensava giustamente che anche Com era della partita, è riuscito a passarlo. Desi lì, ma 4 secondi e 1 Gaetano, 4 secondi e 1. Sta guadagnando Salvo, era 4-7, 4-1. Che gran gara quella di Dav. Matrix anche lui, devo dire, Bob si ritira, problemi per Bob, mannaggia. Problemi per Bob. Peccato. Con Dav in terza posizione, Matrix, Steph, occhio perché Zinial è molto vicino, con David Marr, Difu, Dani, che comunque ha i 10 secondi di penalità, Dominic, Coffi lì in undicesima posizione, ma quanto, occhio perché si aprono di nuovo, a ventaglio contatto Steph, Zinial, piccolo contatto con gran controllo da parte di Steph, riesce nel tentativo, sono vicini. Con Steph adesso un po' innervosito da quel tentativo di sorpasso da parte di Zinial, è andato al contatto ma deve sicuramente cercare di star calmo, la gara ancora è lunga. Siamo al 25esimo giro. Oh, si è girato un pilota McLaren. Bandiera, sì, gialla. L'hanno visto proprio lì davanti. Meno male che sono stati scaltri a evitarlo. Sì. Aggiornamento sulla Ferrari e non gli dà il controllo dell'auto. Scusami, Daia, non ti sento. Dimmi, Ivano. A Bob della Ferrari non guida il controllo dell'auto. Ah, dentro l'auto, ma guida il botto, non guida lui. Mannaggia. Di spegnere e riaccendere. Ah, può darsi che magari riesce a sistemare. Vediamo, eccolo qui, proviamo per invitarlo. Problemi per. Peccato per Bob. Abbiamo sentito in diretta un po' il problema del pilota Bob. Steph lì con Matrix, Zinial in ottava posizione, forse perso, ma 4 secondi e 6, è aumentato di nuovo Salvo, sì, è aumentato, ma siamo a 10 giri dal termine, ecco, quindi forse magari
i due hanno forse secondo me capito un po' l'antifona, perché vedi quanto c'è di distacco adesso, stanno andando di passo sia Desi che Nando, e quando vai di passo fai il distacco, il problema è quando battagli che dai solo vantaggio al pilota dietro. Guarda, è risalito a 4 secondi e 8 il ritardo di Desi. Sta provando a ricollegarsi Bob, speriamo ci riesca, con Dani. Dominic che arriva adesso, vai box Zinial, forse problemi per lui, con Dominic che riesce a passare Dani e si porta in ottava posizione. Gran rimonta naturalmente per Dominic, ma io dico, Gaetano, non so se sei d'accordo, Dominic è il pilota più sfortunato dell'F4. Sì. Più sfigato. Più sfigato, ecco, non lo volevo dire. Ho usato un termine un po' più tranquillo. Si è trovato praticamente in partenza. Davvero, davvero. Una gare sfortunate per lui. Io penso che possa tranquillamente stare qui in mezzo a Desi, a Nando, a Dab, battagliare lì. Occhio, perché adesso c'è un doppiato. Parte di Dav, va sull'interno, riesce a passare Dav, a portarsi in terza, naturalmente a liberarsi dal Shark, penalità di 3 secondi, c'è una bandiera gialla al 26esimo giro. Matrix sempre lì in quarta posizione, David Marr quinto, Steph, occhio, si stava per girare Steph, che gran controllo, mamma mia, il controllo quasi da rally game per Steph, che la stava quasi perdendo, è riuscito nel controllo con Difo in settima posizione, Dominique ottavo, Coffi, Shapiro, Dani vai box, anche lui, Zinial. Dopo il pit, Sanna, Bob in quattordicesima posizione. Dab, salvo se riesce a continuare ad avere questo distacco, sì, vincerebbe la gara. Certo, se mantiene questo distacco, ricordiamo, lui deve perdere almeno 9 secondi e 999 millesimi. Questo è il limite. Dopodiché siamo a 7 giri dal termine. 7 giri. Siamo ormai in battuta d'arrivo per questo round 6 interolandese. È 5 secondi adesso. Sta arrivando. 5 secondi, sta arrivando un po'. Stanno spingendo. I primi tre stanno spingendo tantissimo. Stanno mettendo un buon ritmo, tornando lì 4 secondi e 8 Dav, 8 secondi e mezzo invece è Zinial, naturalmente giro veloce 1.11, importante perché prende un punto aggiuntivo. Steph adesso ha preso il ritmo con Difo, che ha preso 3 secondi di penalità insieme a Shark, gli unici due piloti ad avere penalità. Occhio perché Dominic è in zona Difo. Dominique in zona Difo, se va sotto i 3 secondi prende la posizione. Coffi, Shapiro, Zinian, Sanna, Dani, Com, 14esimo. Ma che bravo Tony. Questo sì. Ragazzo, voglio spendere due parole per Tony. È entrato, diciamo, non sapeva molto. Fatto il test, non lo nascondo, ha fatto un test molto alto come tempo, ma diciamo così, dentro il delta della F4, mi ha detto: Salvo, guarda, preferisco mettermi lì in secondo piano, mi sto lì, mi alleno, faccio la carriera, quando sono pronto busso alla porta, diciamo, un po' questa è stata. Sono andato io a bussare alla porta di Com. Gli ho detto: come andiamo, Tony? Non lo so, Salvo, ho migliorato qualcosina. Ha provato, ho detto: no, vieni che sei pronto. E come? Per correre. Bravo Tony.
spirito giusto quello che, diciamo così, ha messo in campo Com per cercare di migliorare. 5-6, eh. 5-6, Dabu 5-6. Ci credono comunque, ci credono, perché 4 secondi si possono, basta una penalità, basta una penalità e sei lì. Dav, forse è stato un bene questo per Nando uscire fuori zona DRS, perché questo permette a Desi di imprimere un buon ritmo e di andare a cercare di prendere quei 4 secondi e mezzo che mancano per adesso per vincere per questo Gran Premio. Per adesso, hai detto giusto, Salvo, per adesso. Eh sì. Beh, Assumen sì, dice, ci chiede se dovete fare vedere un giro. Andiamo un giro di pista per Desi partendo dal traguardo. Lasciamo il rumore e l'audio di l'onboard di Desi. Quattro giri, Salvo, meno quattro giri. Quattro giri, come quattro usa... giri, non so se hanno... sei sentito, non so se tu quando avevi la 500, se mai l'hai mai guidata, che tanto, ma penso che abbiamo la stessa targa, grosso modo, si separano qualche annetto, se ti ricordi la 500, quando si faceva il tac e punta, non so se... Sì, bravo, sì. Mi è sembrato un po' di vedere questa cosa, Desi on board, il famoso tac e punta, non vorrei che magari... ce lo dobbiamo fare dire da lui. Per i giovanotti, diciamo, magari non è una frase che molto forse non riusciranno neanche a capirlo, però il tac e punta significa che con un piede si tocca l'acceleratore e il freno. Sì, è una cosa freno, un po' particolare. Occhio, perché lei si è arrivato un pelino largo con Nando a 2 secondi, 4 secondi e 1, ma sono 6 secondi e 8 il distacco. Andiamo a mettere l'intervallo dal pilota spingendo, di testa. Stanno spingendo. 33esimo giro. Con Dav sempre lì a 6 secondi e 7, non molla, ci crede, giusto così, crederci, perché è lì, ha la possibilità oggi di andare sul gradino più alto del podio. Davide ci può riuscire, perché non deve prendere 10 secondi. Attenzione, Steph e David Marr con Steph che riesce nel tentativo di sorpasso. Da parte di David Marr prende la scia con Difo lì. Steph sempre in quinta posizione con David Marr, Difo, Dominic. Ah, forse qualche problemino per Dominic, perché lo vedo a 33 secondi. Andiamo lì, perché siamo a 3 giri dal termine. Nando ha mollato, Nando ha mollato Desi, perché Desi gli ha rifilato 3 secondi e mezzo. Sì, gli ha rifilato 3 secondi e mezzo, ma quello che conta sono adesso questi ultimi 3 giri, perché Dav non deve prendere 3 secondi, assolutissimamente non deve prendere, deve andare di ritmo, di costanza, di, diciamo, tranquillità, in modalità non tanto tranquilla, perché comunque non deve prendere distacco, ma deve correre per come sa correre, secondo me Dav. Ecco, questo forse è il consiglio più grande che si ci può dare. Deve correre come pezzo, esatto. Vediamo, perché penso che per adesso sono 6 secondi e questo è il distacco. No, Roberto diceva ce l'ha fatta. No, questo è il distacco dal pilota di testa. Guarda, c'è anche scritto, quindi 3 secondi e 8 è il distacco dal pilota di testa, 6 secondi e 7 non è il distacco da Nando, ma è il distacco dal pilota di testa. Quindi ancora non si è messo avanti Desi, occhio. Questo è il distacco dal pilota di testa. 7 secondi, proprio messa apposta per, diciamo così, gustarci un po' la possibilità di capire se Desi ce la fa o ce la fa Dav. Sono lì,
Adesso inizia il 35esimo giro, ammollato come dici tu Nando, 4 secondi e 3, ormai sicuro del podio, bisogna capire se è secondo o terzo. Di quale materiale sarà la medaglia? Penso per adesso terzo, 4 secondi sì, e 7. Allora, tranquillo, tranquillo Roberto, non ti preoccupare, io l'avevo messo apposta dal pilota di testa giusto per far capire anche a tutti quanti il distacco. E dopo questa sì. Nando dopo ha cercato di stare il più vicino possibile a Desi, però c'è stato un Desi sì. Secondo me sono crollate le gomme Gaetano a Nando sì, forse Nando rispetto a Dav ha questo problema che arriva al limite con le gomme prima molto. Sì, qualche problemino. Alexius, 10 secondi di penalità, ingresso box. Si ritira Alexius, peccato per Alessio. Occhio peccato. Perché Desi inizia l'ultimo giro, 7 secondi e 2. Ci vogliono 2 secondi e 8. Tanto Dani passa Sanna. È tutta lì la gara, è tutta lì, 7 secondi e 1. Desi sul primo settore, Nando a 5 secondi e 8, 6 secondi e 9, 7 i secondi di ritardo invece di Dav nei confronti di Desi. Al cardiopalma questo arrivo per Dav, che sarebbe la prima vittoria. Per Desi naturalmente un buon ottimo secondo posto, lui leader di questa F4. Però dopo una gara così a non vincere è peccato. Lo so, io lo dicevo, pesa come un macigno quella penalità presa in ingresso box, ma per come è nata la gara per Desi, già problemi a inizio, non era sicuro di partecipare perché aveva problemi, ma arriva qui Desi, arriva qui, vince meritatamente sicuramente, ma deve attendere l'arrivo di Dav, sconta 10 secondi di penalità, arriva adesso Nando al photo finish, addirittura forse senza benzina, passa Desi in seconda posizione, vince Dav con Desi in seconda posizione, Nando in terza a 10 secondi di distacco, ecco, arriva Matrix. La terza posizione, Nando, sì, sembra di... Arrivano Steph, David Marr, Difu, Dominique, che gara per Domenico, sfortunata. Zinial arriva adesso, nono Zinial, arriva sul traguardo, Super Dav, dice Duke, assolutissimamente sì, è stato molto bravo a crederci, a rimanere lì attaccato. Arriva Zinial, arriva Coffi, eccolo qui Coffi, aspettiamo solo Shapiro e poi avremo il risultato con un ottimo 13° posto per Com. Bravo Com. Andiamo. 12° Dani, sì. Sì, pilota del giorno Zinial. Gran gara, naturalmente. Bravo Dav, peccato per quelle penalità, sicuro, assolutamente sì. Peccato. Andiamo a guardare, eccolo qui il risultato con Dav che vince la prima gara, in seconda posizione Desi, poi Nando, Matrix, Steph, David Marr, Difo, Dominic, Zinial, Coffi, Shapiro Dani, Com, Sanna, Shark, Bob, Alexius e poi Girex con piccoli problemi anche per lui con l'acceleratore. Ecco, direi di andare in breve spot e poi andiamo in zona intervista a sentire i tre protagonisti, Dav, Desi e Nando. Down.
Siamo tornati in diretta a sentire i protagonisti di questa bellissima gara, diciamo una combattuta tantissimo. Io partirei subito con Dab. Allora Dab, dici subito, ci hai creduto fino alla fine? C'è stato un momento in cui pensavi di non farcela? Insomma, ti è venuto un po' la tremarella alle gambe, vogliamo capire quello. Allora diciamo che no, pensavo di farcela, insomma, perché anche i primi giri, quando stavamo tutti e tre insieme, bene o male avevamo lo stesso passo. Sì, allora il passo sulla prima parte di gara, sì, poi però c'è stato l'ingresso e l'uscita al box, poi parleremo sia con Nando che con Alessandro, però nella seconda parte tu hai preso quei 5 secondi al box, non si è capito bene perché, cioè nel senso hai avuto un giro, qualche problema o è stato così un momento, diciamo un errore da parte tua in qualche curva, non lo so, che è successo? Giusto per capire, una curiosità. No, io mi sono fermato 3 giri dopo rispetto al 16°. Avevo visto con l'undercut, allora con la coda dell'occhio che avevano preso la penalità prima in pista, con la gialla da quando mi è stata la gialla ho avuto qualche problema con i doppiati, quindi per secondo 2 secondi in più, ecco. Quindi là è stato solo una strategia, l'undercut, quella che è un po' appagato. L'altra domanda, e poi vediamo se Gaetano ha qualche domanda per te. C'è stato un dietro le quinte, un problema con le gomme, diciamo, è stato risolto? Oppure, diciamo, perché qui c'era un consumo eccessivo sulla gomma, sulle gomme, diciamo, di sinistra rispetto a quelle di destra. Hai corretto qualcosina oppure hai lasciato tutto com'era? No, ho lasciato tutto come era, cioè nel senso la prestazione continua, no, sì, io parlavo di pressione di gomma, diciamo che qui c'era un po' un problema sulla parte sinistra delle gomme, che si consumavano un po' di più rispetto alla parte di destra, ecco, era giusto per mia curiosità, perché siccome non ti abbiamo visto avere problemi, quindi... Andare in box con l'anteriore sinistra 80, quindi c'è il problema. Okay. Il problema c'è. Allora hai risposto alla domanda. Ecco, io gliel'ho fatta apposta sta domanda, lo sapevo un po', però vabbè. Gaetano, domande per Davide? Se no passiamo a... Domande no, i complimenti bravo, soprattutto per l'ottima gara fatta, quindi... Bravo, quindi bravo, bravo, veramente. Bravo, bravo Davide, che mette una bella cocard a questo round 6, si va a prendere naturalmente il primo posto. Bravo Davide. Allora passiamo ad Alessandro. Alessandro, allora, era iniziata un po' così, con un po' di sfortuna, nel senso che non riuscivi a entrare, poi sei riuscito a entrare, una bella qualifica, tutto bene oggi, devo dire, io... 9 ci sta tutto, Gaetano, come voto, però sì, 9 sì, peccato solamente penalità. Per partiamo da lì, perché secondo me non c'è nulla da dire io, oggi ad Alessandro, possiamo solo parlare della penalità, non mi viene di dirgli niente, insomma raccontaci che è successo. Sento troppo veloce, pensavo fosse 80. Invece la 60, ecco, sì, ecco cosa servono gli allenamenti, proprio per capire questo, il limite della pista. Io l'avevo un po' detto dietro le quinte, che qui occhio che l'ingresso è 60 km/h, si arriva davvero tanto veloce, bisogna un po' frenare un po' prima. La strategia dell'undercut l'hai, diciamo così, ti sei messo in modalità copy su Nando o l'avevi già diciamo così presa? No, la gomma sinistra all'80%. Pure tu, quindi. Bravo, bravo, bravo Alessandro, comunque un'ottima gara. Che t'hanno domande per Alessandro? No, l'unica cosa che mi dispiace è che abbia preso quella penalità, perché alla fine se la giocavano tutti e tre insieme, vicinissimi, peccato. Ma no, l'altra cosa che volevo chiedergli, ma l'hai presa perché c'era Nando, mi sa, davanti, se non erro, l'hai presa perché, diciamo... No, non c'entra niente. No,
non c'entra niente, diciamo, sembrava che eri stato, diciamo così, indotto all'errore da parte di Nando, invece no, non c'entra nulla. Va bene, bravo Alessandro, naturalmente leader di questa F4, continua a rafforzare, anche se oggi un secondo posto, però devo dire un campionato eccellente, tutte le carte in regola per, diciamo, staccare il biglietto per la prossima stagione, quindi in F3, quindi bravo Alessandro. Passiamo allora a Nando. Allora Nando, sbocciamo queste cuffie nuove, diciamo, l'altra volta sì, non esatto. Eravamo riusciti a diciamo auguri Nando per le cuffie nuove, insomma, l'avevo scritto un pochettino, gli avevo detto, insomma, Nando, quando te li fai queste cuffie arrivi sempre al podio, però sì, dai, me lo sono procurato alla fine. Quindi sì, diciamo, sì. Procurato. Io partirei da Nando nell'analizzare due cosette, perché non so se sei d'accordo. Abbiamo visto che comunque è un ottimo passo, però poi c'è stato un crollo dovuto alla gomma, dovuto a qualche motivo in particolare. Hai individuato quale poteva quale sia stato un pochettino la causa? Sì, esattamente il risparmio carburante. Basta, è stato il carburante quello che mi ha fregato alla fine. È voluto risparmiare. Chi, come si dice, compagno, in dialetto? Chi sparagna sfra, diciamo. Esatto, proprio così. Allora, alla fine, insomma, guarda, io sono partito con 1,5 kg in più di carburante. Pensavo di essere safety, perché non ho avuto tutto questo tempo per preparare la gara, quindi non sapevo realmente il consumo di carburante in questa pista. Però arrivato giri dalla fine ho detto le cose sono due, o mollo o non la finisco la gara, perché comunque stavamo lì con Desi, ci siamo fatti tutta la gara con Desi e con Davide praticamente attaccati. In effetti poi c'è stato un punto che ho visto che due, tre secondi, quindi, poi si è arrivato anche a 5 secondi, quindi ecco, detto, allora ha spiegato magari giocava no la macchina andava da Dio, cioè a livello di assetto e consumo gomme era perfetto. C'era niente da dire. Sì, no. Quindi è solo una questione di carburante. Ecco, abbiamo capito il problema. Riuscivamo a capire perché c'era un momento in cui andavi, un momento in cui non andavi. Sembravano le gomme, non sembravano le gomme. Allora, insomma, avevamo capito che c'era qualcosina che diciamo, Gestire un po' meno all'inizio. Ho detto, vediamo se riesco a gestirla così. Se il consumo di carburante sta, allora va bene. Poi che continuava a scendere, ho detto no, vabbè, basta, mollo. Basta, mi sono messo lì tranquillo. Tanto già avevo 10 secondi di penalità per l'ingresso box. Ecco, quello sicuramente è una cosa da correggere. Guarda, sono entrato a 63 km orari. Lo so ragazzi, cioè, bisogna allenarsi su questo, bisogna allenarsi, lascia stare, ti alleni a superare, no, l'allenamento serve a capire come si entra in box, come si esce, serve a quello, al resto non serve a nulla. No, però, io comunque volevo fare complimenti sia a Desi che a Dave, perché comunque la gara eravamo tutti e tre sullo stesso passo, ci siamo marcati a vicenda. È stata una gara bellissima sotto il mio punto di vista. Con Desi forse ci siamo toccati un paio di volte, giusto per sono stati un po' di spalla a spalla, diciamo così, ti faccio vedere chi sono io, lui ti faccio vedere invece chi sono io, insomma ve li siete cercavamo gli spazi, ecco, naturalmente nel rispetto, sempre nel rispetto della sportività, attenzione, della sportività, quello deve essere il primo piano. Io direi Gaetano, se hai domande per Nando, se no mandiamo a letto ha già risposto a tutte le domande. Complimenti a tutti e tre, quindi è andata bene, bella gara, quindi bravi ragazzi e complimenti. Complimenti, bravi, bravi naturalmente tutti quanti, tutti i piloti che oggi hanno partecipato. Salutiamo tutti gli amici in live. Ho visto qualcuno che si è iscritto, non ti preoccupare, verrai contattato. Bob ha una domanda. Ho io una domanda, prego Bob, dai. Poi naturalmente ti odio, Max. Non so se scherzo o meno, Gaetano, diciamo Bob, non so. Visto che fa lo spiritoso, te lo potete in diretta. Perché mi avete messo qua dentro a me? Io non ci sto a fare niente. Oh mio Dio, Rocco Bo, è arrivato Rocco Bob, è arrivato, gara, diciamo così, da fare una denuncia alla Fanatec o a Codemaster. Avevo il volante che ogni tanto si bloccava e la macchina andava dritta, non potevo sterzare. Poi è crashato il City, quando perdi la batteria va in tilt, quindi cambiamo la batteria. Chiedo scusa
chiedo scusa a tutti i ragazzi che hanno corso se il mio botte era in mezzo alle scatole, ma non ci potevo fare niente. Non si è ritirata la macchina, quindi chiedo scusa a tutti. Non ti preoccupare, Bob. Ma dillo che l'hai fatta apposta. Cose che ormai non ci stranizza più nulla in questo gioco. Ma questo gioco vuole preso, accartocciato e rifatto da zero. Spero, d'accordo. Spero che qualcuno si illumini su questo. 23:56 Ivano mi uccide se non chiudiamo prima di mezzanotte. Un abbraccio a tutti ragazzi. Buonanotte, complimenti di nuovo a tutti. E chiudiamo F4. Venerdì si vola in F3, sempre round 6 e Canada. Buonanotte a tutti ragazzi. Olanda, scusate.